Onorevole Garavaglia, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, colleghe, ma ovviamente noi non daremo la fiducia a questo governo, perché l'azione del governo Conte 2 è dannosa, è confusa e dannosa. Un esempio, il famoso cashback, quasi 5 miliardi di euro, perché qualcuno pensa che sia una cosa così che ti regalano i soldi, no, no. Ci sono 4 miliardi e 7 di stanziamento. Ma che senso ha spingere sul cashback a dicembre e poi una settimana dopo chiudere tutto? Ma è possibile chiedervi un minimo di programmazione? Non una cosa esagerata, un minimo. Questo era facilmente comprensibile. Che poi era meglio dare 4 miliardi e 7 direttamente ai commercianti e avremmo avuto un'efficacia sicuramente maggiore. Anche perché buona parte di questi quasi 5 miliardi sono sprecati. Vi faccio un esempio così lo capiamo tutti. Qualsiasi di noi, una famiglia con un buon reddito, moglie, marito, due figli, tutti con il conto corrente, in un anno portano a casa col cashback 1.200 euro. Ma che senso ha dare 1.200 euro a una famiglia con un buon reddito in una situazione come questa? Nessuno. Sono soldi sprecati. E va bene l'evasione fiscale. Sì, ma supponiamo che questa famiglia abbia fatto semplicemente la spesa all'esse lunga. Ma vi pare che l'esse lunga fa evasione fiscale? Anzi, vi dirò di più, in questa situazione, adesso quando andate a casa col taxi, è meglio che lo pagate in contanti, così il tassista non deve spendere i soldi della commissione, per essere precisi. Quindi un'azione dannosa, confusa del governo Conte 2. Un altro esempio, finito qui, usciamo, andiamo a mangiare qualcosa in trattoria, bene, rispettiamo le regole, distanza, eccetera. Perché non si può andare nella stessa trattoria a cenare? Stesse regole, stesso distanziamento. È una regola stupida, talmente stupida che però fa chiudere decine e decine di migliaia di esercizi commerciali. E veniamo quindi alla legge di bilancio. Che cosa ha proposto la Lega in questa legge di bilancio? Innanzitutto la cosa più importante. Abbiamo chiesto e sostanzialmente con le buone imposto che a decidere sia il Parlamento. C'era un articolo 207 con il quale il governo Conte 2 si faceva un fondo di 3 miliardi e 8 che il Presidente del Consiglio Conte avrebbe potuto spendere in totale autonomia con i DPCM. Ebbene, non sarà così, deciderà il Parlamento. Ha deciso il Parlamento. In questo modo si sono riusciti a fare tante cose positive, condivise, che il governo non aveva semplicemente preso in considerazione, se n'era dimenticato. E se non si va all'esercizio provvisorio, è stato ricordato, è grazie all'azione responsabile dell'opposizione. Perché non si è mai visto nella storia della Repubblica un governo che presenta con 35 giorni di ritardo rispetto alla legge di contabilità la legge di bilancio, rischiando il governo di portare all'esercizio provvisorio. Roba da matti. Quindi questa decisione importante è stata presa, così è stato, decide il Parlamento. I 3 miliardi e 8 sono stati destinati dal Parlamento e non da Conte e Casalino chiusi da soli in una stanza. Si sono così potuti affrontare temi di cui il governo si era dimenticato, dal sostegno all'auto, agli aeroporti, al contratto di espansione che consentirà di mantenere più forze lavoro possibile e di avere un minimo di staffetta generazionale, al rinvio della sugar tax,
ma non sto a fare tutto l'elenco, tanto è noto e ognuno si mette la bandierina dove vuole, tanto si sa chi ha fatto cosa, basta leggere. In particolare la Lega che cosa ha voluto mettere in questa legge di bilancio? Un minimo di riequilibrio. Noi abbiamo una parte del paese più in difficoltà dell'altra. Il popolo dei non garantiti, li conosciamo, professionisti, partite IVA, autonomi, artigiani, commercianti, per i quali spesso c'è il pregiudizio dell'evasore fiscale. E in realtà abbiamo scoperto quanto invece sono fragili in questa brutta crisi. La misura principale che ha voluto la Lega, che ha proposto e che è stata approvata, e ringraziamo le forze di maggioranza che hanno condiviso e portato avanti questa proposta con noi, vale 2 miliardi e mezzo, 1 miliardo in legge di bilancio, 1 miliardo a gennaio nel prossimo scostamento, è l'anno bianco contributivo. Cioè autonomi in difficoltà, tutti indistintamente, che hanno avuto un calo di fatturato importante, che hanno un reddito inferiore a 50.000 euro, non pagheranno i contributi fissi. Tradotto, uno sconto di 3.700 euro circa, che non è poca cosa. E oltretutto è una misura semplice, concreta, automatica. Non ci sono click day, cose strane. La cosa più semplice, quando si vuole aiutare un imprenditore o un'impresa, è non chiedergli soldi e contributi, senza inventare l'acqua calda. Ecco, questo, di questo il governo semplicemente si era dimenticato, non ci aveva pensato, vabbè, ci ha pensato la Lega e il Parlamento l'ha fatto. Grazie. Un'altra misura di sviluppo su cui abbiamo insistito fino all'ultimo e che è passata, perché ci abbiamo la testa dura, è stato l'allungamento dei prestiti del cosiddetto decreto liquidità. Traduciamo. Sono stati dati decine e decine di miliardi di euro di prestiti a aziende in difficoltà con un termine di 10 anni. Viene allungato a 15 anni. Questa è una cosa importante. Il commerciante, l'artigiano che aveva preso un prestito di 30.000 euro, invece di restituirne 3.000, ne restituisce 2.000. E sono altri 1.000 euro in meno. Insieme ai 3,7 dei contributi, sono quasi 5.000 euro in meno che esborserà l'anno prossimo. E è una cosa importante. Ma non è importante solo per questo. Allungare i prestiti significa ridurre gli insoluti. Questo migliora i bilanci delle imprese, migliora i bilanci delle banche, che avranno meno NPL. E migliora, viva Dio, anche il bilancio dello Stato, che questi prestiti garantisce al 100%. Meno insoluti, meno banche in crisi, meno soldi che lo Stato deve mettere per ripianare i bilanci delle banche. Ecco, questa è la nostra idea di sviluppo, pensare allo sviluppo. Infine i bonus. C'è bonus e bonus. Mentre voi fate il bonus delle TV, 100 milioni per regalare le TV, sempre nell'ottica del consenso, compro il voto regalando un televisore. Noi facciamo una cosa diversa. Peccato poi che le TV sono fatte in Cina, non sono fatte da noi. Noi abbiamo proposto e ottenuto il bonus mobili. Filiera tutta italiana, posti di lavoro tutti italiani, una coppia, una famiglia che vuole ristruttura, compra dei mobili e ha una detrazione IRPEF del 50%. Però non è tanto la detrazione IRPEF, certo importante, è spingere i consumi e sostenere la filiera. Non è difficile, non è difficile. E non c'è il bollino, questo te l'ho dato io per il voto. C'è l'idea di sviluppo. Questa è l'idea di politica economica della Lega. Sviluppo e sostegno alle imprese, a chi lavora, a chi le tasse le paga coi soldi suoi, magari con quei pochi euro di incasso che ha portato a casa alla sera perché è tutto chiuso. L'opposto della politica economica messa in campo dal governo Conte 2, che si basa su bonus e sussidi finalizzati al consenso. Noi della Lega vogliamo lo sviluppo, la crescita, il PIL. Voi
non tutti ma una larga parte della maggioranza, i sussidi. Ma poi chi fa PIL? Il PIL lo fa chi lavora. Non esiste, ahi noi, una decrescita felice. Basta guardarsi in giro, andate in giro. Non si vedono tante facce felici, anche se è Natale. Diamoci una mossa tutti. La ringrazio, onorevole Garavaglia.